Va ora in onda 3 minuti con... Conduce Mirko Zebrone. Esordisce anche il beach volley a 3 minuti con e la nostra ospite del giorno è Giulia Momoli. Ciao Giulia. Ciao Zebro, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Quasi pronta per la partenza. Dove parti di bello? Partiamo per la Cina per la prima tappa del World Tour, quindi insomma partiremo stasera, siamo belle cariche, non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura. Quindi l'ho proprio trovata in tempo prima che tu partissi. Bravo, poco prima dell'ultimo allenamento, poi ci dirigiamo verso l'aeroporto. Con quali aspettative ti dirigi verso la Cina? Guarda, a questo torneo mancano delle coppie, quindi giocherò con Laura Giombini e partiamo già nel tabellone principale, quindi già questa è un'ottima cosa. Sicuramente è una buona opportunità per fare bene, noi ci siamo allenate sodo in questi mesi e l'obiettivo insomma fare un buon risultato per iniziare bene la stagione, di sicuro ce la metteremo tutta. Questo per l'inizio di stagione. Per quanto riguarda invece l'intero anno sportivo, quali sono i tuoi obiettivi? Per quanto riguarda l'intero anno sportivo, giocherò con Daniela Gioria, che è stata la mia compagna storica con cui abbiamo condiviso 6 anni della nostra storia, della nostra carriera. Quindi partiremo dalle qualifiche, il nostro primo obiettivo è quello di qualificarci al tabellone principale, dopodiché dovremo fare dei buoni risultati per mantenere questa posizione. Insomma, il sogno è Rio 2016, di certo non sarà semplice, ma non è impossibile, quindi noi lotteremo con tutto quello che abbiamo. Sappiamo che le altre squadre si sono preparate bene, avranno il coltello tra i denti, ma noi idem, quindi ce la metteremo tutta. E so che ce la metterete tutta e darete tanto filo da torcere. Senti, c'è un blog che noi dobbiamo menzionare per forza, che è il tuo, che è giuliamomoli.blogspot.it. Nell'ultimo post, se non sbaglio l'ultimo, parli di amore. Parliamo dell'amore per il beach volley. Sì, guarda, allora innanzitutto questo mio blog è nato un po' così, un po' per divertimento. Mi piace molto condividere le mie sensazioni, le mie emozioni, i miei pensieri, così come faccio su Facebook. Magari nel blog, ecco, diventa un po' più duratura la cosa, no? Puoi andartelo a rivedere, insomma, rimane lì, è un po' come scrivere un libro e mi sta accompagnando sicuramente nelle mie avventure. Non lo uso ancora per lavoro, lo uso più proprio come un mezzo di condivisione e per me è una cosa importante, mi fa stare bene. Se anche posso contagiare una sola persona dopo aver letto quello che scrivo, dopo aver riportato delle frasi, delle riflessioni di persone più autorevoli di me, più famose, sono contenta, insomma, sono felice. L'amore per il beach volley, vabbè, è una cosa grande, ovviamente è il motore che mi porta a fare quello che faccio tutti i giorni, perché insomma se questa passione mi brucia così forte significa che ancora ci devo dare dentro e che ancora ho qualcosa da dare, quindi sicuramente la passione e l'amore verso questo sport sono la prima cosa e per me la spinta più grande. E infatti si vede che l'amore per questo sport dal layout del tuo blog, che praticamente è del colore della sabbia. Io ti ringrazio. Osservazione, Zebro. Infatti. Io ti ringrazio, Giulia. Ti faccio il mio migliore in bocca al lupo. Grazie mille. E alla prossima, ai nostri ascoltatori, con 3 minuti con. Ciao a tutti, grazie.